Beh, è un evento sportivo, culturale, di vita della città. È una collaborazione tra una parte agonistica, che vedrà l'arrivo a Novara di atleti di varie discipline, con una parte invece più sociale, dove nei medesimi campetti, per tutto l'arco della settimana, nelle ore utilizzate dall'agonismo, sarà a disposizione sia dei nostri bambini, sia della cittadinanza, sia tutte le associazioni sportive novaresi che hanno voluto collaborare con il Comune di Novara e con lo Street Game. In tutte le piazze del centro storico, ogni piazza vedrà una destinazione particolare di sport oppure un'attrazione ludico-sportiva, così da riuscire a dialogare e a far partecipare tutte le realtà commerciali della città. È la prima volta che si svolge Novara, non è la prima volta che Street Game viene realizzato e proprio per i successi che hanno avuto nel passato è stato uno degli elementi di convincimento per portare a Novara questo grande evento e cercare anche di migliorarlo. Gli Street Games sono lo sport per eccellenza, ci piace unire tutti gli sport possibili che vengono praticati in questo caso sul territorio novarese. Quindi, oltre ai nostri tre tornei cardine che portiamo avanti dalla prima edizione di Street Games, quindi street basket, beach volley e il torneo di calcio, abbiamo cercato di riunire il maggior numero di sport presenti nel territorio novarese. Ci sarà l'hockey, ci sarà il pattinaggio, ci sarà un'intera via dedicata alle arti marziali, quindi con tutte le esibizioni di arti possibili, di tutte le possibili discipline di arti marziali. Poi ci sarà una via molto particolare dedicata al brain training, dove ci saranno i tornei di scacchi e di bridge. Questo è un po' per l'allenamento, diciamo, mentale. Io non mi esibirò in realtà, però anche perché facendo parte dell'organizzazione non sarebbe corretto, ci potrebbero essere delle problematiche. Poi, allora non mi esibisco, però sicuramente sarò presente, anzi presiederò questa Playa del Volley che faremo in Piazza Duomo perché assolutamente è una delle zone a me più care, ecco, in questo momento Quindi della la sabbia manifestazione. Piazza Duomo, sì. Non è male. Non è male, no, assolutamente, come location sarà sicuramente. Quanti Ah beh, il campetto ci iniziamo ad organizzare il giorno prima dell'inizio della manifestazione, quindi la manifestazione inizia il 23 giugno e noi inizieremo ad organizzare tutto il 23 come strutture proprio. È un'iniziativa di interesse. Beh, Street Games è tra l'altro è ormai anche un logo, è anche un marchio conosciuto che sarà sempre più conosciuto e certamente molto più conosciuto dopo che avrete visto di che cosa si tratta. Devo dire che quando ci è stata proposta questa iniziativa l'abbiamo vista in modo estremamente positivo e favorevole in tema sportivo, è quello di fare in modo che tutti gli sport siano aiutati, portati avanti, sospinti, praticati, conosciuti. Soltanto il campionato mondiale di Kendo di questo weekend ha dimostrato come quando non si conoscono magari certi sport e si approcciano per la prima volta, si apprezzano poi tanti aspetti, no? Che noi che guardiamo sempre le partite di calcio, poi non ci rendiamo magari conto che esiste un mondo intorno che è assolutamente ampio e positivo. E quindi noi abbiamo istituzionalmente, ma anche proprio come sensibilità nostra, la volontà di far sì che tutti gli sport possano albergare in questa città e possano vivere, crescere ed essere praticati, perché crediamo nello sport a 360 gradi, crediamo nello sport come portatore di valori ed è per questo che, e questo mi pare che oggi sia vero più che mai.